Si interrompe la striscia positiva della Lube Civitanova, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato. I marchigiani cadono a Trento contro la capolista, capace di imporsi in 4-7 al culmine di una gara intensa. La Lube impensierisce i padroni di casa solo nei primi due set, ma le assenze e gli errori si fanno sentire, così come gli attacchi dei dolomitici. Negli ultimi due parziali entra in campo Nikolov, condizionato da problemi alla schiena, ma il copione non cambia, 3-1 il punteggio finale. Quando li abbiamo messi in difficoltà con la battuta, tutte le variazioni, i pallonetti, le pallette, queste cose qua, loro le hanno tenute quasi tutte, noi invece ce ne sono scappate molte. Questa è una squadra che è difficile mettere in difficoltà col servizio, farli giocare con palla staccata perché hanno una linea di ricezione molto solida. Beh, ci ha mancato fare magari le cose semplici un po' meglio, abbiamo avuto le opportunità che non abbiamo approfittato, loro hanno giocato bene, noi abbiamo iniziato male, abbiamo recuperato, abbiamo giocato una partita normale, potevamo fare meglio certi fondamentali, ma va bene. Un risultato che non stravolge la classifica, con la Lube sempre solitaria al quarto posto, ma ora Verona si fa più vicina.